per tradurre i famosi diritti umani in modo concreto in questa situazione. Se no, capite, non basta enunciarli. Ormai si dice apertamente che costano troppo. Quando Mario Draghi dice il modello sociale europeo è ormai superato, ma tradotto, sapete che vuol dire modello sociale costituzionale, modello sociale democratico? È come se avesse detto la tutela dalla fragilità umana di cui si fa carico la società, la tutela dei diritti, la democrazia costano troppo e noi ormai dobbiamo salutarli. A questo siamo arrivati, cioè si dice apertamente. Ma capite, se non c'è una risposta ad un pensiero alternativo da parte di chi le pratiche di buona economia le fa, e da chi verrà questa risposta? Ve l'aspettate da qualche partito? I sindacati stessi, poveracci, stando pure loro su questa frontiera di tensione, in modo molto raro riescono a reggere, spesso si allineano col pensiero dominante. Anche loro, chi di voi ha un'esperienza di sindacato lo sa, per tenere un minimo, per reggere l'urto, il conflitto, per loro è durissimo. E quindi molti di loro si adattano senza neppure accorgersene. Io ancora ho l'immagine del referendum lì di Mirafiori, quando alcuni sindacati dopo il risultato dicono «Ah, bene, una buona giornata per il movimento». Dicevo, vabbè, questo è un eccesso di masochismo, e già hanno perso completamente il senso, no? Di un referendum che proponeva ai lavoratori o la schiavitù o la morte economica. Quella era l'alternativa, no? È lì. Capite? Allora occorre proprio la forza di questo pensiero nuovo che si radica in queste pratiche.